ringrazio la dottoressa Angelelli e l'ISPRA per l'invito a questo convegno. E dunque, il mio ambito è un ambito che si fonda tra la ricerca, la progettazione. Infatti ho apprezzato la frase che sono anche progettisti, mobility manager, di servizi, quindi la logica del MASC, mobility as a service, e nella logica appunto della ricerca rivolta al comportamento. E partirei, cioè quello che presento adesso è il caso pratico del questionario che abbiamo fatto e gli aspetti di privacy connessi che abbiamo dovuto gestire e che si coniugano perfettamente con quello che ha detto la dottoressa Mizzerocchi con il mobility manager dell'ISPRA. Sostanzialmente partirei con un metodo deduttivo, nel senso che una piccola riflessione di partenza: l'innovazione tecnologica ha fortemente a che fare con la privacy. E questo si declina in due esempi che io ho incontrato. Il primo è Tel Aviv, dove ha vinto un premio di Smart City un paio d'anni fa, sebbene il paradigma oggi urbanistico-scientifico sia più rivolto alle città circolari, ma anche le città circolari richiamano le città smart, in cui sostanzialmente l'esempio pratico è una persona, una madre, che si porta da casa la mattina, deve portare le bimbe a scuola, poi dopo sempre con i mezzi o pubblici o privati arrivare a destinazione del luogo di lavoro. E arriva l'SMS sul proprio smartphone dove dice: occhio, nel caso di Tel Aviv, attacco terroristico in un punto della città oppure congestione del traffico. Cosa vuoi fare? Hai questo paniere di alternative e, non so, nel frattempo, mentre stai guidando o ti stai fermando un attimo, puoi anche pagare la quota del nido che non hai ancora pagato. Ora, questa visione è ovvio che non può non vertere sul concetto di privacy. Altro esempio è il bike sharing di Mobike. Mobike l'abbiamo adottato anche a Bologna come bike sharing, diciamo, comunale. Nasce in Cina, che ha avuto nel giro di un anno miliardi, conoscendo anche gli aggregati urbani cinesi, miliardi di utenti. E un caso, secondo me, che proprio c'entra perfettamente con la privacy: se fai un contromano ciclabile vieni sanzionato dal tuo cellulare, ti trattengono il credito subito. Ora, è ovvio che Cina è Cina e l'Italia e l'Europa vivono su altri binari, però comunque sia, soprattutto sulla mobilità che nasce nel rapporto tra sistema insediativo, cioè quindi dove andiamo a vivere e dove ci recchiamo, e di conseguenza le scelte di comportamento, richiede avere dati sui modelli di comportamento e su cosa decidiamo di fare. Allora, in questa mia presentazione partirò appunto col questionario, che è stato lo strumento principe di acquisizione di informazioni. Io sono mobility manager dal 2006, quindi c'è un po' di esperienza costruita su vari tipi di indagini effettuate. Le prime erano cartacee. Io sono arrivato nel ruolo e il mio predecessore aveva dei... Il mio predecessore aveva dei moduli cartacei da distribuire. In maniera anonima c'era una pila, il personale dell'Ateneo, che sono 6.000 persone, andavano in un punto, prendevano il proprio questionario, lo compilavano e lo riconsegnavano in forma anonima. Posso girare normalmente? Ok, grazie. E dopodiché siamo passati a un'application di tipo fatta interna, cioè fatta dai nostri sistemi informativi, che chiaramente aveva tutti i suoi crismi di fruizione, elaborazione dati, però aveva, come posso dire, poco livello di confidenza con gli utenti, quindi non arrivava bene l'immagine, non arrivava bene questo senso di comunità. L'ultimo step che abbiamo fatto è la sperimentazione, è con Qualtrics, che è una piattaforma online internazionale di ricerca, con la quale abbiamo collaborato e costruito questo questionario, adesso un po' vi racconterò, dove l'interfaccia con l'utente, un po' come la lettera di presentazione che accennava la collega, è fondamentale, perché visualizzare un questionario per degli studenti che hanno un'età media dai 20 ai 25 anni sullo smartphone, poterlo vedere su una piattaforma web, sul pad, e quindi e anche nella versatilità grafica c'è molto effetto. Allora, partiamo dagli elementi essenziali di questa indagine che abbiamo condotto. Cioè, prima di tutto parliamo di un target limitato. Il target, nella fattispecie dell'Università di Bologna, può avere vari livelli di declinazione, ma quello più generale è quello dell'intera comunità, studenti e lavoratori. Lavoratori vuol dire strutturati, non strutturati, assegnisti, eccetera. È chiaro che nel momento che già creiamo un confine a questa popolazione, abbiamo già un'idea del modo in cui ci possiamo rapportare. L'altra considerazione da fare è che, prima di tutto, cosa andiamo a cercare? Cerchiamo una rilevazione di quegli aspetti tipici dei trasporti, che sono la modal choice, quindi cosa scegliamo di viaggiare, la trip chain, quindi la successione nella fase di spostamento dei vari mezzi di trasporto, e tutti i livelli di soddisfazione che sono sottesi alle abitudini e ai comportamenti. Ecco qua apro prima una parentesi, che è
E cosa abbiamo costruito man mano? Abbiamo costruito una collaborazione con il Dipartimento di Psicologia, perché dietro, nella letteratura, ci sono vari modelli di comportamento, un ultimo dei quali molto diffuso si chiama CADM, che è Comprehensive Action Model. Sostanzialmente questo modello permette di tracciare le abitudini e soprattutto gli automatismi che in psicologia, dai rapporti di coppia a come si viaggia, sono i fattori più critici. Se uno individua gli automatismi che le persone, come la macchina di stamattina del SUV che raccontavi te, automaticamente si identifica gli automatismi, puoi trovare la leva per rompere questa cosa. L'altro aspetto è che l'indagine è volontaria, ovvio. Quindi cosa significa? Ci sono due portatori di interesse. Un portatore di interesse che è l'Ateneo, che deve raccogliere dei dati ai fini sia di ricerca che di indagine statistica, ma soprattutto anche per organizzare i servizi e organizzazione pura della vita aziendale. Dall'altro c'è il portatore di interesse, che chi lo fa. E qual è l'interesse di chi lo compila? È intanto dire la propria opinione sui trasporti, che vuol dire anche poter dare uno strumento conoscitivo poi ai servizi che ti vengono offerti. Quindi c'è in realtà un interesse dietro al soggetto che lo compila. Dunque, come dicevo, finalità la creazione dei modelli. E come si pone questo questionario? Il questionario si pone, come dicevo, come sia uno strumento di tipo scientifico, sia uno strumento di raccolta dati a livello scientifico, sia proprio per trarre quei modelli di comportamento psicologico e che a me servono per fare la matrice OD, e anche per la gestione aziendale. In questo senso, come in che forma? Anonimo e riservato. Uno dice, ma queste due parole sembrano un po' in contraddizione nell'essere. Anonimo perché lo è parzialmente anonimo, perché poi vedremo che dietro ai sistemi informativi, come ha detto la collega, l'avvocato, ci sono degli identificativi indiretti della persona. Il secondo aspetto è riservato, perché comunque nel momento che noi acquisiamo questi dati vige per forza un regime di riservatezza nel relativo trattamento. Dunque, molto brevemente, queste sono le policy della piattaforma su cui noi ci siamo appoggiati, che è una APS, quindi una Application Service Provider. Cioè, cosa significa? Significa che loro offrono un servizio e l'utente è responsabile del modo in cui utilizza quella piattaforma. E loro hanno, i gestori di Qualtrics, hanno quindi una serie, dopo vedremo, di certificazioni che ci tutelano nel fatto che i dati non viaggiano nel sistema cloud, un po' così, in maniera naif, ma sono archiviati con un repository che è sicuro, garantito appunto a questi livelli di certificazione, e che in un modo o nell'altro loro non ne fanno uso se non i fini di business, che dopo vedremo, che però sono necessariamente dati in forma anonima, cioè diamo solo il dato statistico che ha utilizzato questa piattaforma a questo fine. E altro aspetto che c'è da dire, che appunto si pone nell'ottica di come il cliente si deve rapportarci. Quindi noi sappiamo che può essere utilizzato come strumento per inviare mail, come dominio web, e tutto questo chiaramente mette Qualtrics stesso nella gestione di questi dati. E infatti le certificazioni che dicevo sono sostanzialmente quelle della FedRAMP, che sono degli Stati Uniti, sia della UAS Privacy Shield Framework, e anche una della compagnia svizzera. Sostanzialmente ci tutela del fatto che l'utilizzo dei dati è strettamente riservato e non viene dato se non per motivi appunto commerciali, ma non commerciali nel senso, ma promozione dell'attività di Qualtrics. Il resto è responsabilità nostra. E lì nasce come è stata interpretata e applicata la privacy nel nostro sistema, che sostanzialmente si coniuga con quello che dicevi te. Chiaramente l'informazione di base è dire chi è che tratta questi dati, chi è responsabile di questi dati. Quindi c'è un DPO anche da noi all'università, ci sono io che sono responsabile del progetto scientifico e diciamo di mobility. E la base giuridica è quella che è stata accennata prima. L'Ateneo è un portatore di un interesse pubblico, in questo caso forse un'azienda privata rappresentava, come posso dire, un gradino, un upgrade, un interesse pubblico che in questo caso è ricerca e statistica, per cui viene da sé che in un modo o nell'altro è la Costituzione che tutela l'uso di questi principi. Vediamo però, quando dicevo che in realtà qualcosa viene tracciato. Allora, l'accesso non è tramite credenziali, quindi non c'è un identificativo dalla mail, l'accesso è libero sostanzialmente, siamo noi che veicoliamo l'informazione tramite le whitelist che abbiamo del personale degli studenti a tutti tramite mail, però vengono tracciati l'IP, e l'IP è un dato che è di quelli della profilazione. Poi profilazione, come vediamo che c'è, perché adesso questa presentazione è breve, dopo ho una serie di carrellate di slide che non le farei vedere, sono molto velocemente, su che tipi di dati abbiamo raccolto, però vedrete proprio sommariamente che sono dati altamente di profilazione, perché come diceva la collega trattiamo dove vivono le persone, l'età, il sesso, perché comunque sono tutti fattori che sulla mobilità incidono. La mobilità di una donna è diversa da quella di un uomo, così come il livello di età. Trattiamo dati relativi alle abitudini, al gusto espresso, addirittura rivolto
in questo caso sia verso l'Ateneo, cioè vi piace l'Ateneo cosa sceglie, ma soprattutto verso le aziende di trasporto, verso le proprie, diciamo, le abitudini, le consuetudini di mobilità. Allora, per quanto riguarda perché noi quindi abbiamo utilizzato una piattaforma che traccia l'IP, premesso che è difficile non tracciare l'IP in generale, c'è da dire che la ragione è quella di evitare la reiterata compilazione, la ragione principe, cioè la compilazione doppia di un abbonamento è falsante. Dopodiché c'è anche un discorso di livello di abbandono, cioè io ho notato che negli anni c'è la tendenza di molti utenti, soprattutto su questionari come il mio che è lungo, cioè dura un quarto d'ora, 10 minuti, che lo mollano a metà, e questo è un dato che è incompleto e non ci aiuta. Allora noi ci poniamo nella condizione che, e qua c'è solamente a quali condizioni, se ci troviamo di fronte ad avere una base dati completamente insoddisfacente, poi dopo possiamo parlare dei numeri, cosa si intende per soddisfacente o meno anche a livello scientifico, però se troviamo in questa occasione possiamo mandare un remind a chi non ha completato, dicendo lo vuoi completare? Ecco, partiamo da un presupposto che ponga adesso, che dopo veniva citato successivamente, però sostanzialmente è portatore di interesse anche chi lo compila, perché sta esprimendo un suo parere, per cui c'è chiaramente una manifestazione di volontà al trattamento dei dati, ma c'è soprattutto io porto un interesse, che è la cosa forse in questo caso di esprimere un'opinione. Chi può accedere chiaramente a questi dati? Il personale autorizzato, che è il gruppo di ricerca, io il gruppo di ricerca e chi fa la funzione di amministrazione del sistema da noi. Come gestire i dati? Allora, i dati vengono gestiti chiaramente nella forma più anonima che sia possibile, perché chiaramente il dato della persona non ci interessa, noi abbiamo l'IP, il nome e cognome non c'è. Però, come dicevo, l'IP, qualora è agganciabile, lo è, in questo caso noi abbiamo detto che comunque per nessun motivo i dati saranno trattati da soggetti con l'obiettivo di procedere all'identificazione, quindi c'è comunque un divieto nell'utilizzo dei dati nell'identificazione. Io ho avuto dei casi, lo dico proprio per dare un esempio, dei colleghi che mi hanno scritto dicendo scusa, io sono l'unico funzionario, o l'unico dirigente, o l'unico professore ordinario in questo gruppo di ricerca, quindi mi trovi, sono l'unico che abita a Spilamberto, per cui mi identificate facilmente. Allora, sì, cioè, questo è inevitabile, però questo dato a noi ci interessa in generale come si sta muovendo l'Ateneo, quindi il singolo caso individuale non è un portatore reale di interesse, perché non andiamo a fare un servizio per Spilamberto, stiamo ragionando su come investire budget e che tipi di modelli comportamentali scientifici si possono calare. Possono essere comunicati a soggetti terzi? La risposta è sostanzialmente sì, ma con quale finalità, che è quella puramente la ricerca, e solo in forma aggregata. Quindi nessuna forma disaggregata, individuale o personalistica, diciamo. Per quanto riguarda invece l'uso, che diceva prima che l'avvocato, è importantissimo nella trattativa dire qual è l'uso. Il nostro uso è solo fare pubblicazioni scientifiche, fare dei paper o delle statistiche. E al più dare dei dati, come faccio oggi, aggregati in un convegno. E questo ad esempio è la schermata che si vede prima dell'accettazione della privacy, dove in rosso è evidenziato le frasi che dicevo prima, più sostanzialmente che questi usi, questi dati, si evita la reiterata compilazione e il remind in caso, tutti gli aspetti che di fatto ho già citato prima. Il periodo di conservazione dei dati strettamente necessari al servizio barra progetto. Ora, in un questionario dove sta lo strettamente necessario? È un po' difficile declinarlo, nel senso che ogni anno il questionario si fa, perché comunque l'andamento annuale ha una sua valenza, però è chiaro che il dato di 3 anni fa lo si conserva per avere un raffronto, per cui noi in genere oltre 5 anni non andiamo nei termini di compilazione, però non precisiamo all'utente esattamente l'età, perché cioè il periodo, perché un dato aggregato del genere comunque ci può essere sempre utile. Altro aspetto, i diritti dell'interessato. Ovviamente l'interessato può porre tutte le sue osservazioni, sia scrivendo a me che sono il responsabile del progetto, sia al DPO, sia rivolgersi al garante. Noi siamo passati come Ateneo nel garante d'Ateneo e al comitato etico per presentare il progetto, per cui abbiamo avuto prima dell'avvio, oltre alla validazione del DPO, anche tutta una serie di costrutti che nell'ambito della ricerca sono fondamentali per poter arrivare, diciamo, a destinazione. Adesso io ho finito la parte prettamente relativa al generale questionario, molto velocemente vi faccio vedere la natura dei dati che abbiamo trattato, così che io credo siano gli stessi di tutti. Allora, intanto quante risposte al questionario, questo è importante perché l'uso di un applicativo come Qualtrics è usato con un contatto un po' più diretto con le persone, quindi sollecitarli tramite mail alla compilazione, ha portato da 3.000 partecipazioni l'anno scorso a 11.800 quest'anno, è avuto più del 147% di compilazioni quest'anno, e questo sostanzialmente è merito di alcuni aspetti, appunto da un lato il pressing che abbiamo fatto nella compilazione, dall'altro anche il disporre di una veste grafica che per un ragazzo di quell'età attiva, perché serve,
Cioè, purtroppo sono fattori che l'occhio va a colpire direttamente. Un po' i numeri di quelli che hanno partecipato all'articolazione, ma non è questo. Ecco, il ruolo, noi abbiamo identificato le quattro macro categorie, cioè il personale amministrativo, i professori, i collaboratori, gli studenti. E ecco i dati, fasce d'età, abbiamo l'età, la nazionalità da dove provengono, anche per gli studenti esteri. Questo ad esempio ci serve perché poi studiamo e tariamo i vari servizi. E quali studenti, quanti sono fuori sede e non fuori sede? Questa è la natura dei dati aggregati che noi sostanzialmente diamo. Poi dopodiché, senza perdere troppo tempo, però far vedere un po' la ripartizione tra unimodale, bimodale, trimodale e trimodale che noi l'Ateneo abbiamo. Quindi sostanzialmente l'unimodale è ovviamente la veste principale, però c'è una forte trimodalità. La trimodalità nasce per chi viaggia in treno, trimodale che prende la bicicletta da casa sua arriva in stazione, dalla stazione prende un altro mezzo per arrivare a destinazione da noi. Sono tre trimodali. Questo è sostanzialmente l'approccio e qua c'è la ripartizione per categoria. Questi sono le percentuali per il modal share che abbiamo ottenuto. Sostanzialmente abbiamo una forte percentuale a piedi perché Bologna tutto sommato è una città che si visita a piedi in mezz'ora, a passo buono. E lui comunque è un borgo piccolo e nulla è paragonabile con le metropoli come Roma, però abbiamo una buona componente di ciclabilità in crescita. E poi c'è tutta una serie di sistemi intermodali che hanno a che fare con l'autobus, col walking e con i vari passaggi, anche col treno, eccetera. Questo è uguale per le trip chain, eccetera. Adesso non sto a... Se vi interessa sono dati che lascio, per cui li potete vedere. Sono frutto di vari tipi di ripartizione. Queste sono le domande che abbiamo fatto sul livello di soddisfazione. Questi per i vari campus, ad esempio, se uno è soddisfatto del proprio spostamento. Cioè ti appaga l'attività che tu fai la mattina per uscire di casa e arrivare, questo è ripartito per i vari campus nostri, così come per i vari sistemi. Qua la soddisfazione sulla durata del viaggio, il costo del viaggio, io chiedo anche il capitale di trasporto, che non è solo possiedo la patente, ma è anche quanto spendo nel viaggiare. Per cui alla domanda, le domande di natura economica, socio-economica, indirettamente ci si arriva. Per cui sono tutti fattori che, come dicevo, la personalizzazione dei dati c'è per forza. Questa ad esempio è la percezione sull'intenzione verso la mobilità sostanzialmente sostenibile, per cui questa ad esempio è la ripartizione se uno è disposto a utilizzare o a ridurre l'utilizzo dell'auto, eccetera. Un po' sono tutte domande che abbiamo costruito con la finalità di trovare le consuetudini, da un lato anche gli automatismi da rompere, da spezzare. Questo vale appunto se viene considerato economico, affidabile, se è rilassante, a rischio di incidente, cioè tutti quei fattori di sicurezza, di privacy che vivono nell'approccio di questi dati. Questo vale per il treno e per gli altri sistemi di trasporto sostanzialmente. E così come per la bicicletta, che noi è un fattore che appunto in trend di crescita e ci interessa sapere, fa parte della mia routine ad esempio, cioè capire ad esempio se l'utente ha percezione che sta utilizzando un mezzo consapevolmente oppure se è diventato talmente parte del suo DNA per cui lo applica. Adesso non sto a farvi perdere ulteriore tempo, anche indagini che abbiamo fatto sul clima organizzativo dell'Ateneo e siamo a queste percentuali. E poi la parte, come dicevo, di capitale di mobilità per possesso di auto, di patente, di mezzi e impatto anche economico che c'è dietro a queste cose. Questa ad esempio è la spesa media per tipologia di mezzo di trasporto che si ha. Io ho chiuso sostanzialmente, poi se avete domande sono qua.